fertili per le mafie. Come diceva Don Ciotti, oggi la legalità è semplicemente uno strumento per la giustizia sociale e per questo abbiamo voluto esserci ancora di più. Abbiamo voluto rafforzare con una presenza digitale sulla pagina Facebook del Giardino e con la presenza dell'amministrazione comunale e insieme a loro abbiamo chiesto a tanti volontari, a tante alle istituzioni, a testimoni di giustizia, ai familiari delle vittime delle mafie, un loro ricordo, che ci hanno inviato, anzi direi sommesso, di questi video che stiamo trasmettendo durante la giornata. E ora do la parola ai padroni di casa, Stefano Bologna, che ha voluto questo giardino e si è battuto in tutti gli anni per 28 anni per averlo, e che insieme a Tina Montinaro, che si sta avvicinando, ha gestito e gestisce ogni anno con grande piacere. Diamo subito la parola a Tina, che si è liberata. Tina, ogni anno siamo qui tutti insieme con le scolaresche, con i testimoni di giustizia, con i familiari delle vittime. Tu sei stata sempre l'anima di questo giardino. Quest'anno noi col comune, con i volontari, abbiamo voluto fare una maratona digitale in cui abbiamo raccolto tutte le testimonianze, meravigliose, ci sono idee, testimonianze bellissime, e le stiamo trasmettendo in diretta. E ora credo che sia giusto che tu, che sei la padrona di casa per eccellenza di questo giardino, insieme a Stefano vi siete battuti è vero. Per averlo, credo che sia giusto che inizi un attimo questa giornata. Grazie. Grazie a voi. Che dire? Cioè sono come sempre comunque contenta perché vedo insomma parecchie persone che anche se non avevamo, come già avevamo proprio detto, di non venire per evitare gli assembramenti, però la gente non ne ha potuto fare a meno perché voleva essere in questo luogo che rispetto agli ultimi anni, insomma, dove comunque c'era veramente tanta gente, e quest'anno invece per quello che sappiamo già non abbiamo potuto fare, però insomma con il web ci siamo resi conto che anche da lontano tanta gente è vicina e tanta gente ci sta facendo sentire la propria partecipazione, e quindi abbiamo detto proprio insomma per le lenzuola, no? Ricordiamo che proprio nel 92-93 c'era il comitato delle lenzuola bianche, abbiamo voluto ripetere la stessa cosa proprio per dimostrarci il vostro affetto, e non possiamo vederci e stringerci di presenza, però ogni lenzuola per noi è un abbraccio e ce ne sono veramente tanti, quindi io ringrazio sempre veramente tutti quanti per la presenza, per la vicinanza, e oggi più che mai dopo 28 anni la nostra presenza qui è ancora più importante, più forte, perché noi siamo quelli che a dispetto di qualsiasi cosa ci siamo presenti. Tutto quello che sta accadendo sicuramente ci disturba, però noi ci siamo, non facciamo un passo indietro, continuiamo a esserci e continueremo a lottare la mafia e continueremo a chiedere giustizia. E quindi io ringrazio tutti quanti voi, anche perché sono io in effetti indignata, insomma è dir poco, però penso che l'indignazione deve essere nazionale, l'indignazione deve essere nazionale, perché determinate cose non si possono accettare, perché solo chi è di Palermo e ha vissuto quel periodo sappiamo quello che hanno fatto e che cos'era questo luogo il 23 maggio del 92 e che cosa è successo nelle nostre famiglie. E quindi tutti noi, specialmente tutti noi qui di Palermo, che l'abbiamo vissuto in quel periodo, tutto questo non lo dobbiamo permettere a nessuno, perché questi uomini che sono morti in questo luogo hanno dato la possibilità di fare questo oggi, di camminare a testa alta e di dire no alla mafia. Ma questo è costato caro a me, ai miei figli e a tante famiglie a Palermo. Quindi non possiamo abbassare la guardia.
E io vi ringrazio veramente tanto perché in questi anni mi avete sempre dimostrato tantissimo affetto e tantissimo, tantissimo bene e quella che sono in Palermo. Quindi vi ringrazio veramente tanto. Grazie, grazie Stefano. Grazie a te, questo è un luogo che per chi ha vissuto quegli anni sa benissimo che è un luogo padre, un luogo dove è nata la Sicilia, o meglio, è uscito fuori quella voglia della Sicilia di dimostrare la bella Sicilia, la parte maggiore del popolo siciliano. Stefano, che dire, a te la parola. Nel ringraziare tutti i presenti per questo appuntamento che si ripete da 28 anni. Il mio saluto in questo giardino della memoria intitolato al 4 Savona 15 è rivolto a tutti i presenti, a tutte le autorità civili presenti, militari, alle forze di polizia, ai carabinieri, ai finanzieri, alla protezione civile, ai vigili urbani e a tutti i cittadini, che ai consiglieri comunali, a tutti i rappresentanti delle istituzioni, che ogni anno testimoniamo con la nostra presenza e col nostro impegno una scelta di campo, la scelta di campo che è quella della legalità, di vivere onestamente, nel rispetto del prossimo e contro ogni forma di sopraffazione e di violenza. Un ringraziamento particolare per questa ricorrenza un po' particolare, diciamo, data l'emergenza sanitaria, va a un gruppo di professionisti, di giovani professionisti che ricamandosi un po' di tempo dal loro lavoro hanno organizzato questa maratona digitale. Salvo Roccalumera, Eliseo Davì, Giuseppe Caltanissetta, Antonio Cambria, insieme a tanti altri, hanno organizzato questa bellissima maratona digitale, maratona digitale piena di contenuti, piena di video, piena di testimonianze, dal nord dell'Italia fino al sud dell'Italia, tutta l'Italia ha manifestato, ha lanciato il suo messaggio in ricordo e in memoria del sacrificio con la loro vita di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, di Antonio Di Cillo, di Tito Silvani e di Antonio Montinari, di Rocco Di Cillo e di Antonio Montinari. Cinque vite umane spezzate dall'atto più violento che la mafia ha rivolto nei confronti dello Stato, un atto di estrema violenza, il più grande in assoluto come atto di violenza, ma da quell'estremo atto di violenza all'indomani ci fu l'indignazione della società civile, l'indignazione che partì appunto dalla manifestazione, dalla catena umana e dalle lenzuola in tutta la città di Palermo, e che oggi dopo 28 anni in emergenza sanitaria abbiamo voluto ripetere di esibire le lenzuola bianche e il tricolore. Il 23 maggio 1992, il 23 maggio 2020, dopo 28 anni, come diceva poco fa Tina Montinaro, siamo qui sempre con la stessa tenacia, con lo stesso senso di responsabilità contro la mafia, sempre resistenza per tutta la vita contro questo cancro mafioso. Grazie e buon proseguimento di questa maratona. Grazie a te Stefano, alla tua giunta comunale, ai tuoi consiglieri comunali, che siete sempre qui a dimostrazione che possiamo contare su punti fermi in questo territorio, punti fermi che stanno sempre dove, da che parte stare. Ed è, non è facile in questo periodo in cui noi ci siamo convinti insieme agli altri ragazzi che la pandemia stava creando un momento di difficoltà. La memoria di solito tende sempre a scemare per legge naturale, e in un momento del genere era facile che scemasse, e rafforzare invece la memoria in questa giornata per noi era un motivo per esserci e per creare quel terreno un po' più fertile alla giustizia sociale di cui parlava poc'anzi Don Ciotti. Do la parola a Antonio Cambria che ha
motivato insieme a noi e tutti gli altri ragazzi questa iniziativa. Grazie Salvo, grazie Sindaco, grazie a tutti. Io mi limiterò a ringraziare tutti quanti, i tantissimi, come diceva il Sindaco, come diceva il Dottor Palumera, che hanno partecipato e che hanno aderito a questa giornata. Certamente dimenticherò qualcuno, ma ci tengo in qualche modo a ricordare il nostro saluto e il nostro ringraziamento. Grazie ai testimoni di giustizia, grazie ai familiari vittime di mafia, come Angela e Gianluca Manca, grazie a giornalisti come la redazione di Antimafia 2000, a scrittori, a magistrati, ad associazioni e alla società civile tutta. Penso a Danilo Sulis e alla sua Radio 100 Passi, a Libera, a Scorta Civica, al Centro Studi Dino Grammatico, a BC Sicilia, all'Unicef, al Gruppo Scout Calabria, a Vivi Sano Onlus, all'Inner Wheel Palermo Normanna, a Rotaract Palermo Est, a Raduni. Penso ad artisti ed in particolare un grazie speciale va al nostro partner Almei. Ma grazie alle amministrazioni virtuose, in particolare, prima di richiamare quello che è il loro impegno, un grazie speciale va all'Anci Sicilia e all'Anci Sicilia Giovani. Permettetemi di ringraziare l'amministrazione di Isola delle Femmine, padrona di casa, l'amministrazione di Cavaci, di Palermo, di Napoli, di Lago in Cosenza, di Bagheria, di San Giusto Canavese in provincia di Torino, di Sommatino, di San Giuseppe Iato, di Bevagna in provincia di Perugia, di Ostidia, provincia di Mantova, Inveruno, provincia di Milano, Contessa Intellina, Trapani, Carini, Custonaci. Un particolare saluto lo rivolgo anche al comune di Padula, all'associazione internazionale Gio Petrosino. Padula è il paese natale di Gio Petrosino, poliziotto simbolo internazionale della lotta alla mafia. È ormai un vero e proprio centro di educazione alla legalità. E di questo vorrei ringraziare l'assessore alla cultura Filomena Chiappardo e il presidente dell'associazione Vincenzo Lamanna. Un grazie all'Ordine degli Avvocati di Palermo, al suo presidente e al suo segretario, a tutti i professionisti e a tutti i cittadini impegnati concretamente e quotidianamente nell'affermazione della legalità. Grazie a tutti quanti voi per aver reso così speciale questa giornata, con i vostri contributi, con la vostra partecipazione e con le vostre testimonianze. Ci avete consentito di fare memoria, di riflettere, ma anche per rinnovarci tutti insieme il nostro quotidiano impegno contro la mafia e verso la legalità, verso un futuro ci auguriamo migliore e finalmente libero da ogni opacità e da ogni condizionamento mafioso, verso la verità su quella drammatica stagione. Grazie ancora a tutti. Grazie a te Antonio. A rappresentanza di tutti i sindaci che hanno aderito e manifestato, c'è un sindaco in particolare che ogni anno, da quando è stato eletto, ma che bella vita, grazie. Una promessa, forse. Grazie. Diciamo, un senso civico, qualcosa che sente veramente tanto e lo dimostra semplicemente venendo. Non gli servono visibilità, non cerca mai nulla, è sempre al nostro fianco quando facciamo qualcosa e il sindaco di saluto per gli altri. È vero, è qualcosa che tu senti dentro, perché questo è quello che rispetto a noi, loro sono qua con noi, loro sono vivi, loro ci danno forza per andare avanti e per il cambiamento culturale di questa azione. Io vengo da San Giancarlo e chiaramente quando vengo qua ci sto anche male. Però mi sento di venire ogni anno, è giusto che io sia qua a fianco di Stefano, che è il comune di Isola, e anche lo scorso anno eravamo qua. È una tappa obbligatoria, è qualcosa, ripeto, che sento, sono venuto presente del Consiglio, dice Sindaco, per un saluto alle 7.58. E sperare bene che le cose in questa terra maledetta possono cambiare. Io investo tanto nei giovani, bambini, nelle scuole. I giovani sono quelli che domani potranno dare un futuro diverso e far sì che il sacrificio dei nostri
Giovanni che lo ascolta, dico, non venga meno e che nel tempo... Bene, così non ci sentiamo subito. Grazie anche a Tina Montinaro, dico, che ogni anno è sempre qua con noi a fare in modo di portare avanti questa battaglia culturale, perché non dobbiamo soltanto ed esclusivamente culturale. Ringrazio tutti, ringrazio le persone. Ma quando mai sente proprio più lo senta Pierpaolo? Ogni questa manifestazione per tutti. Grazie. Non lo sente, tanto glielo vuol dire che non lo sente. Ci rassicurano, sapere che determinati comuni, soprattutto determinati comuni che hanno una storia particolare purtroppo, sono rappresentati da persone che hanno un senso civico più spiccato, mettiamolo così, perché sono più qui ci stiamo preparando di quel giorno. Per noi è rassicurante grazie, soprattutto aspettiamo qui i ragazzi per la formazione. Chiedo un saluto all'assessore Giuseppe Caltensino. Buonasera. Tutto. Grazie per aver organizzato questo momento così particolare, questo 23 maggio singolare, in cui abbiamo inteso proiettare in avanti il valore della memoria e il significato di questo appuntamento che per noi di Isola delle Femmine è elemento cardine della nostra storia. Mi riservo qualche minuto per affrontare delle tematiche e delle questioni di maggiore rilievo che invieremo alle 19, quindi l'appuntamento tanto è già fissato a breve per la prosecuzione di questa diretta, che è una lunga maratona digitale. In questo momento ho il piacere di invitare saluto e quindi a me, insomma, piace la rappresentanza giovanile degli amministratori locali, il consigliere comunale di Bagheria, l'avvocato Anna Zizzo, che prego di raggiungerci per un saluto, e dopo chiaramente ci stringeremo attorno a Tina Montinaro e a tutti i ragazzi della Polizia di Stato che sono presenti, gli ulteriori amministratori e chi ha ritenuto, nel rispetto di quelle che sono le prescrizioni sanitarie, di essere presente sul luogo della strage qui al Giardino va della Memoria per il minuto di silenzio. Bene. Quindi passo la parola ad Anna. Prego. E ci risentiamo alle 7. Ringrazio l'assessore Caltanissetta per avermi invitato oggi qui in questa giornata particolare. Per me perché sono un avvocato, un consigliere comunale e moglie di un poliziotto che oggi è qui presente. Ringrazio anche le forze dell'ordine per essere qui oggi. E non potevo mancare perché per me appunto la legalità e la giustizia rappresentano il baluardo della mia vita. E quando mi sono candidata quasi mi si è chiesto ma come mai da avvocato lei si candida a consigliere comunale, come se quasi la politica fosse in antitesi alla legalità. Ebbene, io ho deciso di metterci proprio la faccia per rappresentare proprio chi vuole amministrare con lealtà, legalità e giustizia, affinché chi si è sacrificato per noi, come Giovanni Falcone, venga sempre ricordato per le buone opere, per le buone azioni e non per le mele marce, chiamiamole così, che si insinuano nelle istituzioni. Bagheria è stato teatro anche negli anni '80 del cosiddetto triangolo della morte, insieme a Casteldaccio e a Camilla Miccia. Ricorderemo tutti purtroppo quegli anni che hanno rappresentato una pagina buia del mio paese. Tuttavia la mafia si è evoluta e si è pian piano forse fatto un progresso sempre più insinuoso. Noi siamo qui proprio per scovare chi ancora non ha capito bene che la Sicilia non è terra di mafia, ma è terra di legalità e giustizia. Grazie. Sempre di UNESCO, di mari che sono tra i più belli al mondo, di una generazione che sta riempendo l'Italia e l'Europa con grande energie e grande cultura. Adesso io direi, se siamo tutti d'accordo, di lasciare la webcam al minuto di silenzio, che ci stiamo preparando il minuto di raccoglimento, che chi vive questo giardino sa benissimo la sua importanza. Grazie a tutti. Il tuo marito ti lascia di vedermi in quel momento, no, che ha fatto.
Allora, un attimino di attenzione, perché già sotto l'albero Falcone in Viano Tobartolo stanno incominciando a leggere i nomi dei nostri cari. Iniziamo anche noi. Giovanni Falcone. Antonio Montinaro. Rocco Di Cimulo. Francesca Morvillo. Io, siccome la giornata per me non è finita qui, ma abbiamo altri incontri, devo andare immediatamente via. Ma non è retorica, il cuore sicuramente resta qui. Il sindaco e io quest'anno abbiamo deciso di far dire i nomi a tre ragazzi speciali, a un nuovo ispettore della Polizia di Stato arrivato a Palermo e a un professore. Ai tre ragazzi speciali, perché visto il discorso di poco fa con il sindaco, abbiamo deciso che solo la sincerità e la purezza di questi ragazzi oggi potevano dire quei nomi. Grazie. Oh,
Grazie Tina Montinaro. Ora noi proseguiamo con la maratona digitale e grazie a tutti voi del vostro senso di responsabilità. Grazie.